Amore, dove stiamo andando? Stiamo andando a vedere come le donne fanno le orecchiette. No, no, tu come le chiami, orecchiette? Orecchini. Però chiamavo orecchiette gli orecchini. Wow, bellissime. Quindi queste sono le orecchiette. Questi orecchioni, da non confondersi con la malattia. Anche noi di come strascinette. Buongiorno signora. Buongiorno. Che pezzo fanno le orecchiette? 5. Queste che sono, rosa? Barbabietole. Ah, wow. Con la barbabietola. L'arte degli strascinetti. Quindi è tutto un movimento. Sì. Io pensavo fossero due movimenti. Prima tagliarli e poi... tipo come si fa con gli gnocchi. Invece uno solo. Complimenti, signora. Grazie. Quindi questi integrali bianchi e grano arancio. Abbiamo preso, come si chiamano? Strascinetto. Abbiamo preso strascinetto. E le facciamo con? La cima di rap. Cim di rap. Aspetta, dimmi tu di nuovo. Strascinetto. Con cim di rap. Cim di rap. Cim. Le strascinette e le facciamo con cim di rap. Cim di rap. Come si dice? Le cim di rap. Le cindrap. Strascinetto le cindrap. Ok, grazie signore. Grazie signore. Beh amore, puoi dirlo. Abbiamo preso le strascinette e le facciamo con cindrap. Ok. Andiamo. Siamo in Bari, vicino al panificio Santa Rita. Dicono che fanno qua la migliore focaccia del Bari. Buongiorno e complimenti. La vostra reputazione vi precede. Dicono che fate le focacce più buone di Bari. Ma dove venite voi questo? E mo vediamo. E questa è la classica di Bari, giusto? Col pomodoro, che ci sono i capperi pure, giusto? No, pomodoro, origano, sale, olive e basta. Mamma mia. Bellissimo. Ok, bellissimo. Perfetto. Le prendiamo due per favore. Le portate io, le mangio adesso. Le mangiamo adesso. Chi perché aspettare? Signor Giuseppe, perché è un Giuseppe signore. Basta. Giuseppe, proprietario, ci ha offerto una focaccia vera. Grazie, gentilissimo. Mille. Signor Giuseppe da Panificio Santa Rita è stato gentilissimo e ha offerto questa focaccia buonissima. Due, io ho già iniziato a mangiare. Buon appetito. Assaggiamo. Com'è amore, com'è? Più buona focaccia che ho mai assaggiato, onestamente. Dalla mia esperienza, è leggerissima, croccante, calda calda, sapori semplici, giusta di sale, davvero eccezionale. Eccezionale. Buon appetito a tutti. E poi la moglie, la signora che lavorava lì al panificio, ci ha dato la ricetta estiva delle orecchiette, degli strascinetti. Che praticamente non sono con la cima di rapa, che sarebbe la cima di rapa, i broccoletti, perché ovviamente poi ho pensato, d'estate non sono in stagione, quelli sì, si fanno d'inverno, sì, sono pronti, sono buoni d'inverno, quindi ho detto di fare con i pomodorini e la ricotta mazzotta, la ricotta dura tipica di Bari. E adesso andiamo a procurarci un poco di questa ricotta, perché abbiamo i pomodorini, vero? Ragazzi, se siete in Bari non vi perdete questo. Guardate vera come si è combinata. Wow, bellissimo, buonissimo. Tenevi fame? Mamma mia. Eh sì, è molto buona, sì. Davvero è. Andiamo. Andiamo. Avevamo lasciato la macchina là in fondo. E non c'è più. Sapevo. Mi ha fatto completamente cagare su. Mi ha già detto, amore, dove sta? Dove sta? Non ci sta né la macchina né tu. Ho detto, no, a chi devo chiamare? Dove devo andare? Che devo... più bello con una bellissima panorama. Totò, ma tutto a posto. Noi volevamo aspettare, come ci ha consigliato Giuseppe, il signor Giuseppe del panificio.
però onestamente con questa vista c'è anche una bella birretta fresca, sì. Il sole che ci mantiene le focacce calde, ma chi sta meglio di noi, amore? Nessuno. Come... nessuno. Questo è napoletano, significa nessuno. Dai, è una bella situazione, dai. Bellissima situazione, meravigliosa. Buon appetito a tutti. Buongiorno amore. Buongiorno, oggi ho cucinato un poco di colazione salata all'inglese, uova, un po' di porchetta, mortadella, una mosca, biscottini che ci ha dato ieri Maria, la signora che Maria. Ieri. Siamo qui nella selva di Alberobello, quindi dove stanno i trulli, là c'è anche un trullo. Totò è lì a fresco. Qui abbiamo un poco di caffè. Ci ricorda molto i parchi americani dove potevamo fermarci tranquillamente. O Australia, sì. Certamente, Australia, stare tranquilli. Forza, se no tutti quanti, ma tutte le mosche, se no andiamo, mangiamo. Abbiamo trovato un piccolo trullo originale. Com'è bellino. Ad anche il caminetto. Praticamente la conformazione, se ho capito bene come ha detto Vera, che si è informata, lei si informa. Questi trulli li costruivano così, in questa forma, perché erano molto facili da smantellare e distruggere. Così quando arrivavano i regnanti per prendere le tasse e i dazi, gli abitanti dei trulli distruggevano le loro casette per dire no, noi mica abitiamo, mica abbiamo casa, per poi ricostruirle velocemente. No. Molto così carino questo. Evitando di pagare le tasse. Praticamente li toglievano e li mettevano sulla terra e non c'è casa più. E dopo di nuovo, in un giorno c'è la casetta. Degli ulivi grandissimi, vecchissimi. Siamo scesi a farci un giretto per vedere più da vicino perché sono troppo belli. Guardate qua la dimensione, questo qua è bello a fianco. Che mare è questo? Adriatico. Un po' agitato, dobbiamo aspettare la mattina presto. Siamo da poco entrati nel Salento, siamo a sud di Lecce e per festeggiare per l'occasione ci cuciniamo le orecchiette, gli orecchioni, gli strascinelli che sono qua, vedi tutti i diversi colori, perché una è fatta con la semola bianca, l'altra è fatta con la semola arsa. E li facciamo col pomodorino fresco. Questo qui lo mischiamo ben bene. Stiamo facendo asciugare un po' il sughetto così ne è bello tirato. Poi amore, ho un'idea, dimmi che ne pensi. Ci mettiamo, facciamo una bella grattugiata di questa ricotta marzotica, conosciuta anche come ricotta dura, e poi prendiamo la pentola così com'è, la fatta marroni, e la portiamo lì, vicino agli scogli, a tramonto, un po' di brezza marina, e ci facciamo una bella cenetta, una birretta. Wow, bellissimo, allora, bellissimo. Che bella situazione. Perfetto. Sei d'accordo? Andiamo. No, lasciamola dentro però, dai. Salata ma non troppo, duretta ma non troppo, davvero buona. Perfetta? Molto buona, ne abbiamo abbastanza, ne mangiamo. Sono affamato, si vede? Non c'è male, stasera come ristorante? Oh. Si mangia, come si dice in Napoli, si mangia. Calda? Complimenti, molto buono. Mangiare dalla stessa pentola, niente di meglio, direttamente
esatto. Più romantico così. E inquiniamo pure di meno. Meno acqua. Adesso mangiamocela. Buon appetito. Cercavamo un posticino dove farci la doccia e abbiamo trovato questo. Mamma mia, bellissimo. Mi sono appena fatto un bellissimo bagno, salito una grande doccia, Vera cucinava. Ora che hai fatto? Ho fatto pasta alla carbonara. Guarda là, guarda, eccola qui. Faremo un campeggio qua stanotte, che è troppo bello, non vogliamo andarcene. E penso domani mattina un altro tuffo. Siamo a Otranto. Molto carino, acqua molto bella. Questo è Porto, Bello, un bel porto. Questa è la chiesa di Santa Maria Annunziata, conosciuta anche come chiesa dei martiri, perché dentro, dietro l'altare, ci sono i resti delle persone che purtroppo furono massacrate dai turchi nel 1480 durante l'occupazione, i quali vennero forzati per convertirsi, ma loro non volendo furono uccisi circa 800 cristiani. Questo è il faro di Capo Santa Maria di Leuca, la punta del tacco dell'Italia. I due mari che si incontrano, ci siamo quasi. La croce di Santa Maria di Leuca, eccoci qua. Il tacco d'Italia.
Abbiamo guidato fino ai punti più estremi della Terra, Ushuaia al sud, l'Oceano Artico al nord. E oggi lì, quel piccolo pezzettino di terra, è la punta del tacco dell'Italia. Siamo a Capo Santa Maria di Leuca. Lì finisce il sud-est Italia. Abbiamo trovato uno scorcio bellissimo. Questo è il porto di Santa Maria di Leuca. Guardate qui giù che bello nella pietra. La gradinata, le scale che portano giù al porto. E chi ha detto che quando è cattivo tempo deve essere brutto? Basta che si aspetta la sera. Si accendono le luci. Guardate qua che bel posto fantastico.